Continuo a sbagliarmi e mettermi la luce addosso, cioè al contrario, a mettermi la luce dietro di noi. Sono sicuro che voi non vedete un cazzo. Comunque, oggi giornata è un po' particolare perché devo andare purtroppo a Urbino. Quindi cercherò di documentarvi tutte queste cose nella maniera migliore possibile. Quindi ci vediamo dopo. Bella. Questa, ragazzi, è una cosa molto importante. Usatela. Non brucia, è tutto positivo. Usatela. Da bravo più o meno amante della palestra, non potevo evitare di portarmi il mio spuntino. Anche perché sennò sarei morto di fame. Comunque c'è un torcicollo mostruoso, non riesco a far più di così. Bio. Ah, l'apporto è tutto? Sì. Ecco il nostro autista, ragazzi, sta arrivando. Mi ho già detto che faccio lo youtuber, mia flamma. Quando cazzo si va? Saluta Antonio. Allora ragazzi, la situazione è che dopo 10 minuti andata in prima in autostrada siamo finalmente ripartiti a una velocità decente. Stiamo a suonare a caso. L'autista non è contento. Stiamo facendo, forse non è detto, meno 15 km circa. Sì. Saluto Antonio. Signori, anche oggi l'ascesa a Urbino è stata effettuata. L'abbiamo fatta più o meno. Adesso dobbiamo trovare parcheggio, pagare il parcheggio, fare la salita chilometrica, andare a fanculo in un altro posto e ci sarà sta specie di seminario di 2 ore. C'ho il dito davanti alla telecamera, bello. No, il problema è che mi sento troppo stupido a tenere il telefono in mano. Il problema è che mi sento veramente troppo stupido. Quindi niente, abbiamo trovato parcheggio e mo ce la paga 7 milioni di euro di parcheggio e poi vediamo. Fatto. Mi ha buttato via più o meno 1,50 euro, anche perché Urbino è molto economica, con i suoi 1,50 euro l'ora tipo. Bello. Adesso devo vedere che salita che c'è sta per arrivare al posto dove dobbiamo arrivare. Allora, sicuramente dal vivo non si capisce, ma non si capisce. Comunque c'è un'inclinazione, non lo so, il 37.000%. Non la farò mai sopravvivere a questa salita, mi si spacca la schiena. Oh, attenzione. Oh. L'impresa è stata eseguita con più o meno successo, se non svengo prima. Vabbè, dovremmo ritirare
tirare i bretti? È la magistrale. Ah, ok. Il cognome com'è? Angeletti Andrea. Ah, Serafini. Angeletti. E Serafini. Allora, guarda, date un'occhiata se, sì, se torna tutto e poi lo firmate a fianco della, della foto. Firma lo studente qua. Se vuoi mettere il nome e cognome, ah, bravissimo. Va bene, dovevi portare questo e per il resto qui dopo. L'impresa è stata svolta, abbiamo preso i librettini, adesso ci sarà l'unico problema, cioè riempirli. Adesso ci sarà la discesa prima della morte. Sta calmo, andaci da. Chi dice che la discesa è meglio la salita? Qualcosa ridi. Dipende quale salita e quale discesa. Visto che tra poco mi sa che rotolo a valle. Paccottinci. Questi posti sembra veramente troppo, non lo so, una nave, cioè i bagni che sembra di stare in un sommergibile. Tiro giro concluso, abbiamo scoperto che il nostro dista è venuto a cazzo e non c'era bisogno di venire. È solo un pro. Il meteo è diventato una merda. Come te pioggia, si è alzata, non lo so, una nebbia scandalosa. Una nebbia e vento e boh. E ho messo il dito davanti alla telecamera. E io continuo a mettere sto cazzo io davanti alla telecamera, porcaccio. Senti il dibattito. Zero. Sai, i professori se stavano attaccati alle loro. Abbiamo finito prima il previsto. Io devo tornare sull'11 e 12. Porco dinci. Ragazzi, faccio questo video in chiusura praticamente tutto il montaggio che avete visto fino adesso, perché sono tornato da poco e spero che questo video vi sia piaciuto come sempre e fatemi sapere come vi è sembrato, insomma, le vostre impressioni. Noi ci vediamo al prossimo. Bella.